Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlare finalmente della quarta stagione di Sherlock. L'abbiamo attesa, l'abbiamo desiderata, pensavamo che non sarebbe mai uscita, invece finalmente ha fatto la sua comparsa ed è spuntata fuori con quella che teoricamente potrebbe essere l'ultima stagione della serie. Ho deciso di fare questo video alla fine, dopo aver visto tutte e tre le puntate che compongono questa quarta stagione, per avere un quadro completo su cui parlare. E vi dico fin da subito che farò spoiler, anche perché non avrebbe senso parlare di questa stagione, dato che sono solo tre episodi, senza fare spoiler. Quindi se non avete ancora visto la serie, se avete intenzione di farlo, io vi consiglio di stoppare qua il video e magari rivederlo una volta che avete completato la visione della stagione. Dunque, questa penso sia una delle stagioni più criticate in assoluto di Sherlock. Questo perché molte persone non gli è andato bene il mutamento che hanno subito i personaggi, soprattutto quello subito da Sherlock. Ma andiamo nel dettaglio. L'episodio 1, devo ammettere che è un episodio che non mi ha entusiasmato tantissimo, tanto è vero che lo reputo il più debole della serie. Ora, non voglio dire che l'episodio sia brutto, ma in base alla qualità a cui mi aveva abituato Sherlock in tre stagioni, devo dire che questo è il meno bello. C'è comunque da dire che il meno bello di Sherlock è il bellissimo di tante altre serie. Quindi ovviamente si tratta di un buon prodotto, ma che non mi ha fatto fare i salti di gioia. C'erano molte cose che non mi sono piaciute, il montaggio l'ho trovato molto confusionario, il cliché finale con la vecchia messa di spalle nell'acquario, cioè ci mancava solo che si girasse su una sedia girevole con in mano un gattino ed eravamo al top. Ha solo come buona cosa, secondo me, il fatto di levare dalle palle il personaggio di Mary, che non me ne vogliano le sue fan o i suoi fan, io personalmente non so. Portavo. Questo perché anche vedendo questo primo episodio della quarta stagione sembrava quasi che andasse a sostituire Watson nella coppia con Sherlock, e la cosa non mi andava bene, senza contare che tutta la storia che lei era una spia super segreta, cazzutissima, non è che mi abbia fatto sempre impazzire anche nella terza stagione. Quindi questo episodio toglie questo personaggio da parte, rincentra tutta la serie sul duo Watson e Sherlock, e arriviamo così al secondo episodio, che è uno degli episodi più belli della serie, se non il più bello, e quindi qua arriviamo nell'Olimpo degli episodi delle serie TV. È un episodio veramente fantastico. Troviamo Sherlock fattissimo. A me ha ricordato tantissimo lo Sherlock Holmes dei libri di Conan Doyle, che ricordo o informo a chi non lo sapesse, si sbombava di oppio e si drogava in una maniera esagerata. L'episodio è perfetto. Abbiamo un Toby Jones come villain che a me è piaciuto tantissimo. La risoluzione finale, tutta la costruzione dell'episodio, veramente. E credo che sia uno dei prodotti più belli mai trasmessi in televisione o su Netflix per quanto riguarda l'Italia. E arriviamo infine all'episodio finale di questa quarta stagione, episodio finale che ha letteralmente spaccato in due i fan, c'è chi l'ha adorato come me e chi gli ha fatto schifo. Ora, a me l'episodio è piaciuto tanto, ma anche parecchio. Non è ai livelli del secondo episodio della quarta stagione, che secondo me è inarrivabile, però ripeto, a me è piaciuto tantissimo. È centrato sul personaggio di Eustace Holmes, che è la sorella di Sherlock, che scopriamo alla fine del secondo episodio della quarta stagione. Ed è un episodio un po' stile prove dell'enigmista per chi ha giocato ai giochi di Batman, tipo Saul, appunto l'enigmista, The Cube. Questo meccanismo di passare da una stanza all'altra, superare le prove, a me mi è piaciuto parecchio, anche perché sono fan di questo genere di film. C'è molti che hanno detto: ma l'episodio era scontato, si capiva. Ora, io non so come abbiate fatto a capire, tipo sulla mia pagina Facebook, molti hanno detto: ma si capiva che l'aereo era finto, si capiva che alla fine non era il cane, ma era un bambino, ma in base a cosa? Cioè, io voglio sapere, sinceramente, non è una critica, voglio sapere in base a cosa avete capito che si trattava di un bambino e non di un cane, perché tutto l'episodio è costruito per farti capire che si tratti del cane. Tant'è vero che in The Abominable Bride, se non sbaglio, Sherlock nomina appunto Barbarossa e viene detto appunto che si trattava del cane di Sherlock. Quindi devo dire che alla fine ci sono rimasto spiazzato. Ma sono rimasto spiazzato molte volte durante l'episodio, perché per come è costruito ti fa sempre aspettare qualcosa che magari non arriva, che ne so, sembra che stia per esplodere e non esplode, sembra che non stia per esplodere e invece esplodere. Per farvi l'esempio, quando ci sono i tre fratelli attaccati da far cadere, tutti, con me compreso, si aspettavano che comunque avrebbe fatto cadere l'assassino, invece ha fatto cadere gli altri due. Cioè, a me è veramente piaciuta tantissimo. Ora però,
Arriviamo molto brevemente alla fine di questo terzo episodio. Questo terzo episodio si conclude in una maniera, secondo me, eccelsa, che potrebbe benissimo andare bene anche come finale completo della serie. Ora, considerando il fatto che nessuno ha confermato ufficialmente che la serie è finita e nessuno ha confermato ufficialmente che la serie andrà avanti con una quinta stagione. Personalmente non lo sanno neanche loro perché, come ben sapete, Benedict Cumberbatch ormai è impegnato a fare Strange. Comparirà in Thor Ragnarok, dovrebbe fare una comparsa in Infinity War. Martin Freeman, anche lui, sarà presente in Infinity War con una parte un po' più piccola. Comunque, loro hanno i loro impegni. Già hanno messo 2 anni per far coincidere gli impegni dei 2 attori e tutto il cast per fare questa quarta stagione. Quindi secondo me nessuno all'interno della produzione sa se faranno o meno una quinta stagione, lo vedranno sicuramente verso la fine di quest'anno, inizio del prossimo anno. Quindi hanno deciso di fare questo finale che potrebbe andare benissimo come finale di serie. Ora, io amo Sherlock, amo tantissimo il personaggio di Sherlock Holmes, ho tutti i libri scritti da Conan Doyle, sto prendendo i fumetti di qualsiasi genere, dal manga di Sherlock ai fumetti fatti dalla casa editrice 001, veramente qualsiasi cosa dove c'è scritto il nome Sherlock io lo compro, tant'è vero che tra 3 giorni tornerò a Londra per la mia solita visita annuale, tra l'altro piccola parentesi, tornerò anche a maggio per il London Comic, ma poi ci organizziamo, chiusa parentesi, e ovviamente farò la mia solita capatina a Baker Street al museo di Sherlock Holmes a comprare qualcosa, perché ormai è tradizione. E veramente Sherlock Holmes è uno dei miei personaggi preferiti. Avevo addirittura fatto un video tantissimo tempo fa che magari vi linko qui sotto. Quindi, con questa grossissima premessa, il succo del discorso era che secondo me la serie potrebbe chiudersi qui. Perché la chiusura, secondo me, è perfetta. Hanno chiuso tutti i punti interrogativi lasciati in sospeso in queste 4 stagioni. Partire adesso con una quinta stagione vorrebbe dire aprire un nuovo arco narrativo con nuovi cattivi, nuove storie, nuovi personaggi. E considerando che molte storie di Sherlock Holmes scritte da Conan Doyle se le sono bruciate, tra virgolette, facendole vedere molto rapidamente nelle scene in cui Sherlock risolve i casi, per esempio uno dei miei casi più belli è il caso degli omini danzanti, si vede alla fine di questo terzo episodio della quarta stagione, quando c'è la lavagnetta con tutti gli omini disegnati. Quindi secondo me, piuttosto che andare a rovinare la serie tentando di lucrarci sopra il più possibile, a me basterebbe veramente che finisse così, perché sarei soddisfatto. È sempre doloroso quando qualcosa che ti ha portato avanti nel tempo finisce. Però, ripeto, per andare a rovinare un'opera che secondo me è già così perfetta, preferirei che la chiudessero qui. Poi, ovviamente, se Moffat se ne esce con una storia bomba, oh mio Dio, la cosa più bella del mondo, io sarei ben felice di vederla. Ma al momento mi ritengo ampiamente soddisfatto. Quindi ragazzi, fatemi sapere invece cosa ne pensate voi di questi 3 episodi della stagione, del finale di serie, se pensate che faranno ancora nuove stagioni o si fermeranno qui, perché sono curioso, magari facciamo una bella discussione qua sotto perché fa sempre piacere. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, commentate, condividete, seguitemi sul sito, sulla pagina Facebook, eccetera, e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, un'ultima cosa che quasi mi dimenticavo. Ma quanto cazzo è stato epico l'arrivo di Moriarty con la canzone dei Queen? Cioè, oddio, quel cameo era abbastanza inutile, però ci stava, perché veramente ero lì che ridevo come un cretino. Grandissimo, Andrew Scott, attore della vita e Moriarty, miglior villain di sempre nella storia delle serie TV. Ciao!